L'assolutismo di Luigi XIV, terza puntata, politica economica, internazionale e colpo di scena, erotico-riproduttiva. E poi dei nomi che cercherò di spiegarvi dopo, quindi c'è un po' di gossip storico oggi. Bene, allora riprendiamo il discorso sul mercantilismo. Perché vi avevo soltanto riferito la ricetta relativa alle esportazioni, abbiamo detto, quindi impedire impedire le importazioni di prodotti finiti e eventualmente solo delle materie prime che sono prodotte all'interno della Francia stessa, ma invece comunque favorire le materie prime di cui la Francia è priva o carente. Poi, invece, dal punto di vista dell'esportazione, favorire l'esportazione di prodotti finiti, ma non di materie prime, quantomeno non delle materie prime che sono necessarie alla produzione interna, in particolare alla produzione industriale. Eventualmente delle materie prime che non sono necessarie per la produzione industriale interna o comunque dell'eccedenza di materie prime, quella certo rispetto appunto al fabbisogno, alla domanda interna, allora sì, quella l'eccedenza si può esportare. Naturalmente questa politica, no, queste regole, questa ricetta viene attuata appunto dosando i dazi doganali, no, aumentando, diminuendo a seconda dei casi i dazi doganali sia in entrata sia in uscita. Però, come già abbiamo accennato nel colloquio precedente, la politica di Colbert non riguardò quindi la politica mercantilistica non riguardò solo il protezionismo, cioè appunto il dirigismo statale, la regolazione statale dei dazi doganali in entrata e in uscita per l'import e per l'export. Invece riguardò anche lo stimolo e anche, come dire, la regolamentazione del volume del commercio, del commercio, dell'attività commerciale, ma anche dell'attività produttiva interna, sia a livello agricolo sia a livello industriale, quindi dell'intera economia. No? In questo senso il mercantilismo è una forma particolare di dirigismo statale, di interventismo statale. Per dirigismo, per interventismo si intende il fatto che uno Stato mette le mani nella dinamica economica spontanea, no, ovvero modifica la legge della domanda e dell'offerta. No, appunto. Con delle leggi fa sì che la dinamica economica sia regolata, regolamentata e diretta e indirizzata politicamente, cioè appunto dallo Stato in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Per capirci, è l'opposto di liberismo. È l'opposto appunto di una politica economica liberista, quindi dirigismo contro liberismo. La politica economica liberista è quella che invece sostiene che lo Stato non deve intervenire nella dinamica economica o perlomeno deve intervenire il minimo possibile. Poi ci sono naturalmente diversi gradi di dirigismo, diversi gradi di liberismo. Allora, in particolare Colbert finanzia, stimola lo sviluppo del commercio, in particolare del commercio marittimo, soprattutto del commercio marittimo, perché vuole fare concorrenza ai mercanti inglesi,
che, come sappiamo, no, anche ai mercati olandesi, per non dire a quelli spagnoli, quelli portoghesi, ma ormai quelli spagnoli, quelli portoghesi erano in decadenza, anche quelli olandesi cominciavano la loro decadenza. Il vero avversario concorrenziale era il commercio inglese, il commercio marittimo inglese, marittimo e coloniale, quindi era una questione anche di colonialismo. Dunque Colbert, su indicazione di Luigi XIV, decide di entrare in concorrenza con l'attività commerciale e coloniale del Regno d'Inghilterra e di Scozia, cioè decide di far espandere a livello marittimo e a livello coloniale mondiale il Regno di Francia, puntando a diventare la potenza commerciale, marittima e coloniale mondiale numero uno. Naturalmente questo poi comporterà lo scontro frontale, lo vedremo, lo scontro frontale con il Regno d'Inghilterra e di Scozia, che nel frattempo in realtà è già diventato, agli inizi del Settecento, sarà già diventato United Kingdom. Bene, per gli amici UK. Ma inoltre Colbert stimola, finanzia, dirige, regolamenta, come si diceva prima con Angelica, anche le aziende industriali, le aziende industriali francesi, in particolare relative alle produzioni di lusso, per esempio delle tappezzerie, per esempio dei vetri, degli specchi. La reggia di Versailles era piena di specchi, in particolare c'era una delle stanze, dei saloni più lussuosi, che si chiamava appunto la sala degli specchi, perché no, era tappezzata di specchi. Bene, c'è da dire però che è vero in parte quello che dicevamo prima, e cioè che Colbert impone ai produttori industriali francesi di copiare, possiamo dire, di copiare i produttori inglesi, appunto per fare loro concorrenza. Ma è vero anche che impose il modello gestionale delle corporazioni. Il modello gestionale delle corporazioni in realtà era un modello in via di superamento, in via di sorpasso. Era il modello rinascimentale, era il modello italiano, che per quanto rinnovato era comunque, diciamo, non era più all'altezza dei tempi. Quindi in questo senso abbiamo un esempio del fatto che, quantomeno a volte, il dirigismo statale è controproducente per l'economia, perché invece impone una struttura gestionale, una struttura organizzativa della produzione che non è adeguata, o comunque non è all'avanguardia. Infatti vedremo che nel Settecento gli industriali inglesi ebbero il sopravvento totale sugli industriali francesi. Va bene, ciò chiarito. Naturalmente, come fa a orientare, stimolare, dirigere il commercio, l'industria, l'agricoltura? Naturalmente imponendo delle leggi obbligatorie, ma dall'altro anche dando dei finanziamenti, no, finanziando oppure un altro metodo che è usato anche oggi è la cosiddetta defiscalizzazione, cioè diminuendo le imposte per quelle aziende che si vogliono favorire, che si vogliono incentivare, di cui si vuol fare aumentare la produzione e quindi poi anche possibilmente la vendita. Perché naturalmente se su un'azienda grava un peso fiscale minore,
chiaramente può vendere, i costi di produzione sono più bassi e quindi può vendere a prezzi più bassi e dunque essere più concorrenziale. Ma questo è un altro, diciamo, è un'altra, è un altro strumento in generale per, dello Stato per dirigere e regolamentare l'attività economica. È uno dei più usati anche oggi, anche dagli stati europei e non solo europei attuali. Bene, a questo punto però possiamo parlare brevemente della politica internazionale, che è fondamentalmente una politica invece molto tradizionale, cioè una politica espansionistica. Luigi XIV non solo mira a ottenere l'egemonia mondiale a livello marittimo coloniale, ma anche l'egemonia continentale, l'egemonia sul continente europeo, e quindi il povero Colbert è nei guai, perché comincia a condurre guerre di espansione. Adesso la guerra, ve le cito perché poi ne parleremo più avanti, la guerra delle Fiandre, che riguardava i Paesi Bassi meridionali, il Belgio, la guerra d'Olanda, che riguardava invece i Paesi Bassi settentrionali, l'allora Repubblica delle Province Unite, che comunque corrispondeva all'Olanda, ma poi anche la guerra della Lega di Augusta, che in realtà non è accesa da lui ma da una coalizione europea contro la Francia per cercare di fermarla, e poi quella più lunga, più disastrosa, la guerra di successione spagnola. Si chiama di successione perché il casus belli è chi deve salire sul trono di Spagna a causa dell'estinzione della dinastia asburgica. Quindi si apre una contesa, no, per accaparrarsi il trono, il titolo regale del regno di Spagna. Ma non vi parlo di queste in modo dettagliato, di queste quattro guerre, perché ne riparleremo tutti insieme quando parliamo delle guerre del Settecento, perché sono tutte strettamente collegate, concatenate, quindi ne riparleremo più avanti. Per ora mi limito a dirvi, e voi quindi vi limitate poi a studiare, che appunto in base a queste guerre Luigi XIV riesce a rosicchiare territori sul confine occidentale, quindi ruba porzioni di territorio. Poi sul libro trovate la cartina, quindi vedete bene, porzioni di territorio lungo tutto il confine occidentale del Regno di Francia, con i Paesi Bassi che erano ancora spagnoli, vi ricordate? I Paesi Bassi meridionali, no? Non quelli settentrionali, quelli meridionali che erano ancora asburgico-spagnoli, e poi con l'impero, i confini con l'impero tedesco, in particolare riesce ad acquisire la Franca Contea, più o meno nell'attuale regione della Borgogna, e soprattutto l'Alsazia con la città di Strasburgo, mentre in un primo tempo riesce a conquistare anche la vicina regione della Lorena, ma poi la perde nella guerra della Lega di Augusta, perché viene sconfitto e quindi deve rinunciare alla Lorena. Perché vi cito queste due aree in origine tedesche, che no, erano due ducati che appartenevano all'impero germanico? Ve li cito perché, forse già lo sapete, qualcuno di voi lo sa, l'Alsazia e la Lorena poi nell'Ottocento e nel Novecento saranno al centro delle guerre tra
appunto, tra la Francia e la Prussia e la Germania, fino alla prima e alla seconda guerra mondiale, saranno no, la contesa per il possedimento, il dominio dell'Alsazia e della Lorena fu uno dei fattori scatenanti della prima guerra mondiale e anche della seconda guerra mondiale, quindi ebbe con delle conseguenze che ben sapete, disastrose. Dunque l'origine, l'inizio di questa sanguinosa contesa si ha appunto nella seconda metà del 600, perché appunto Luigi XIV vuole acquisire e riesce a acquisire l'Alsazia, non riesce ancora a acquisire la Lorena, ma poi successivamente la Francia ci riuscirà, che originariamente comunque facevano parte dell'impero tedesco. Tenete presente che sia l'Alsazia sia la Lorena erano regioni di confine, quindi come tutte le regioni di confine avevano popolazione mista, in realtà non c'era una divisione netta tra francesi e tedeschi. In Alsazia e in Lorena abitavano sia tedeschi che francesi, no, quindi non si poteva, e naturalmente Luigi XIV pretendeva invece che fossero francesi, no? Assumeva che la totalità della popolazione di quei due ducati fosse francese, quindi legittimava in base al principio di nazionalità, in base al nazionalismo, la sua pretesa di acquisizione dell'Alsazia e della Lorena. Bene, se non avete domande, adesso passo al gossip, che però, come vedrete, ha invece delle forti implicazioni, come vedremo, ha delle forti implicazioni con la politica internazionale. Con la politica internazionale. Domande su quanto ho spiegato finora? No? Tutto bene? Ok, politica erotico-riproduttiva. Luigi XIV, ancora molto giovane, fu costretto a sposare una donna che non solo non amava per niente, ma che a quanto pare tendeva anzi a odiare, e cioè Maria Teresa d'Asburgo, no, la regina del Regno di Francia durante l'assolutismo di Luigi XIV era appunto Maria Teresa d'Asburgo. Chi era Maria Teresa d'Asburgo? Era la figlia di Filippo IV, re di Spagna, e quindi il matrimonio era stato combinato da Mazzarino per fare politica internazionale, porre le basi per un'alleanza tra il Regno di Francia e il Regno di Spagna. Voi direte, attenzione, ricordiamoci che erano sempre stati prima acerrimi nemici, però ormai il Regno di Spagna era in decadenza, ormai la dinastia asburgica di Spagna si era abbastanza allontanata dal legame con la dinastia asburgica austriaco-imperiale. Quindi, e naturalmente la politica diplomatica, la politica internazionale era appunto cercare di allontanare sempre di più il Regno di Spagna dall'alleanza con l'impero austriaco e invece cercare di avvicinarlo al Regno di Francia, di farne un alleato del Regno di Francia. Non è l'unico caso, perché al tempo stesso la zia di Luigi XIV, cioè la sorella di Luigi XIII, era la moglie del malcapitato, meglio ancora, del decapitato
Chi era il decapitato? Carlo. Carlo I. Carlo, bravo Alex. Carlo I, Charles I d'Inghilterra. Appunto, sempre Mazzarino, ma comunque la diplomazia del Regno di Francia, cioè il corpo diplomatico del Regno di Francia, aveva combinato questo matrimonio, no, appunto con Carlo I Stuart, sempre per favorire possibili alleanze. Chiaramente questo matrimonio combinato fu scombinato, completamente scombinato dalla decapitazione di Carlo I, in seguito alla quale la moglie, che si chiamava Enrichetta, appunto sorella di Luigi XIII, quindi Borbone, no? Ricordiamoci che la dinastia cominciata da Enrico IV di Borbone è la dinastia dei Borbone. Quindi Enrichetta è costretta a fuggire in esilio nel Regno di Francia, no, altrimenti rischiava forse anche lei di perdere la testa, ma non sicuramente per Carlo I, a causa di Carlo I. Quindi all'inizio non aveva assolutamente persa la testa per Carlo I, perché non lo amava sicuramente, anche quello era un matrimonio combinato, ma chiaramente dopo la sua decapitazione rischiava di perdere la testa per Carlo I, ma in un altro senso forse. Ok, allora, detto questo, quindi notate l'intreccio tra appunto le politiche matrimoniali, erotico per modo di dire, ma comunque in questo caso riproduttivo sì, perché comunque poi comunque l'altro grande scopo, fine di questi intrecci matrimoniali era ovviamente la progenie, era ovviamente garantire alle diverse dinastie degli eredi, cioè un'effettiva continuità dinastica. Era fondamentale per Luigi XIV, se vogliamo, ancora più fondamentale perché sapeva benissimo di dover morire e voleva che il suo lavoro di centralizzazione, di assolutizzazione, passasse in eredità, si mantenesse e ovviamente si potenziasse, si accrescesse. Allora, cosa succede? Succede che da questo punto di vista la moglie Maria Teresa non si dimostra per niente in gamba, cioè rimane incinta molte volte ma abortisce, tranne in un caso: riesce a dargli un erede al trono, che però muore a 49 anni, qualche anno prima della morte di Luigi XIV, a causa del vaiolo. Questo ci dice, e non fu l'unico membro della famiglia reale, cioè ci furono numerosi esponenti della famiglia reale dei Borbone francesi che furono uccisi dal vaiolo. Questo ci dice che il vaiolo all'epoca era una malattia infettiva tra le più diffuse, tra le più gravi, tra le più mortali, e non faceva differenza di classe, e non era questione di essere contadino o appunto figlio del re, futuro possibile re. E allora Luigi XIV chiaramente che aveva l'ambizione comunque di assicurare la continuità del suo potere assoluto, e quindi aveva la paura, no, di non avere figli. Attenzione, non bastava avere dei figli, perché bisognava essere... perché poi i figli potevano morire a 10 anni, a 12 anni, perfino a 49 anni. Quindi bisognava fare un sacco di figli. E quindi aveva una giustificazione ai suoi occhi
più che buona per darsi da fare. E infatti potete immaginare che Luigi, in questo senso, Luigi XIV probabilmente non fu nemmeno secondo a Priamo. Vi ricordate che secondo Omero Priamo aveva uno stuolo di figli, 50 figli, una roba di questo genere. Allora, come si dà da fare Luigi XIV? Naturalmente con un sacco di donne che poi gli lasciavano che poi avevano dei figli naturali che naturalmente non venivano riconosciuti. Ma in particolare rispetto, no, a tutte le varie donne che mise incinte, che erano anche appunto una toccata e fuga, ebbe tre favorite ufficiali in successione. Chi erano le favorite? Erano riconosciute ufficialmente, erano le amanti ufficiali a corte del re. Naturalmente ci poteva essere una favorita per volta, no? Quindi, Luigi XIV si accoppiava con moltissime altre dame o anche domestiche, eccetera. Però poi c'erano le favorite riconosciute, e in particolare appunto le principali furono Louise de la Vallière, che era una dama, una damigella di corte, di cui si innamorò Luigi XIV, o forse meglio sarebbe dire si incapricciò quando lei aveva 17 anni e lui ne aveva già 37 più o meno. Poi però la sostituì con una nobildonna, una marchesa, Madame de Montespan, da cui ebbe 7 figli, e dopo la morte del figlio, dell'unico figlio di Teresa d'Asburgo, cioè dell'erede ufficiale, li fece riconoscere, anche se erano figli illegittimi, per garantirsi comunque la successione. Luigi XIV fece riconoscere i figli illegittimi, i figli naturali che aveva avuto da Madame de Montespan. Non contento di questo, a un certo punto molla anche Madame de Montespan e addirittura si sposa con rito morganatico, 1320, adesso finisco, si sposa con rito morganatico con Madame de Maintenon, che peraltro non gli dà neanche un figlio e che era pure più grande di lui, era più vecchia di lui, e che in realtà era una bacchettona tremenda. Quindi, allora, le favorite precedenti finiscono in convento, no, una volta che non le ama più, finiscono in convento, e la nuova favorita invece trasforma, siccome aveva delle origini molto umili, borghesi, addirittura era nata in un carcere, ma riesce a trasformare la corte quasi in un convento, perché appunto, vi ripeto, era una bacchettona, e quindi a quel punto in tarda età Luigi XIV cominciava ad avere paura evidentemente, no, della condizione ultraterrena, e quindi va bene. Ecco, l'ultima cosa che vi dico è che appunto Madame de Maintenon era una governante, capite? Quindi era la governante dei figli di Madame de Montespan, dei figli di Luigi XIV con Madame de Montespan. E essendo una, sapete le governanti come sono, no? Era una governante proprio che usava la bacchetta, e quindi lo mette in riga. Bene, ok, vi saluto e ci vediamo. Spero vi sia piaciuto questo siparietto di gossip storico. Bye bye, buon appetito. Arrivederci.